In Florida e in alcune parti della costa caraibica è possibile trovare un albero insolito. Esternamente non sembra speciale, un tronco grigio, foglie verdi e frutti simili a piccole mele. Devi solo ricordarti di non cogliere mai queste mele e di non stare mai vicino all'albero, specialmente se piove. È l'albero mancinella, considerato il più pericoloso al mondo. Il suo tronco, la corteccia, i rami e i frutti contengono un succo velenoso. Una goccia di questo liquido acido corrosivo può danneggiare la pelle. L'albero secerne questo succo e, anche solo toccandolo accidentalmente, rischi di bruciarti la mano. Quando piove, le gocce d'acqua cadono sull'albero e si mescolano al veleno. L'acqua può anche rimbalzare sulla corteccia e finire sulla tua pelle. Ecco perché non dovresti mai stare nelle vicinanze. Intorno all'albero non crescono funghi, arbusti né altri alberi. Anche gli animali evitano questi alberi. Tagliarne la legna è rischioso. La sua combustione produce un fumo velenoso che può danneggiare gli occhi. La gente del posto conosce bene questo albero, ma i turisti e i viaggiatori potrebbero accidentalmente farsi male. Ecco perché la maggior parte degli alberi di mancinella è contrassegnata con della vernice o ha un cartello di avvertimento. Per vedere il prossimo albero sorprendente, dobbiamo visitare il luogo più umido della Terra. Benvenuti nel villaggio di Mosinram, in India, non lontano dal Golfo del Bengala. Tutta l'umidità che si condensa nel golfo si sposta verso il villaggio che, per questo, vive perennemente sotto una nuvola di pioggia. Gli acquazzoni sono una costante. È interessante notare che la gente si è adattata alla vita in un posto simile. Gli abitanti camminano e lavorano sotto speciali ombrelli di canne fatti in casa. La particolarità del villaggio sono i ponti, costruiti per assicurare la possibilità di spostamento. A causa delle piogge incessanti è impossibile costruire ponti e strade con i normali materiali da costruzione. I composti non avrebbero il tempo di solidificarsi, l'acqua li eroderebbe trasformandoli in un budino. Per fortuna in quella zona c'è una vegetazione molto ricca, per esempio il fico del caucciù. Le sue forti radici non crescono sottoterra, ma in superficie. Con l'aiuto di telai e dispositivi di fissaggio speciali, i locali hanno imparato a controllare la crescita di queste radici. Per esempio, si indirizza la crescita delle radici vicino a un fossato, in direzione dell'altra sponda. Con il tempo, le radici penetrano nel terreno e si rafforzano grazie agli infiniti acquazzoni. Per creare un ponte occorrono circa 15 anni. Uno degli alberi più colorati al mondo cresce nelle calde foreste pluviali del sud-est asiatico. A differenza di altri alberi con foglie colorate, questo ha un tronco colorato e brillante. Da lontano sembra che qualcuno abbia versato sul tronco strati di vernice. I colori brillano come gocce di benzina sull'asfalto. Il disegno è così bello e luminoso che è difficile credere che la natura abbia creato questo capolavoro. L'albero è chiamato eucalipto arcobaleno. I colori sul suo tronco cambiano costantemente a seconda del periodo dell'anno. All'inizio ci sono più tonalità di verde brillante, poi vengono sostituite da rosso, arancione e viola. L'ultimo colore è il marrone, poi il ciclo si ripete. Il prossimo albero cresce negli Stati Uniti. Per trovarlo dovrai guidare lungo la Vashon Highway, una strada circondata da una fitta foresta. Continua fino a quando non vedrai una fermata dell'autobus. Da qui attraversa la boscaglia. Cespugli, terra, rami, uccellini e... eccolo! Di fronte a te vedi un albero normale. Ti guardi intorno e ne vedi altre centinaia. Alzando lo sguardo capisci perché questo è unico. Una bicicletta rossa arrugginita è incastrata nel tronco. Sembra che sia cresciuta nell'albero. Una ruota e un manubrio sono ancora visibili, mentre tutto il resto è inghiottito dall'albero. La bicicletta sembra far parte della foresta. L'albero è cresciuto in questo modo per più di 50 anni. Tutto è iniziato nel 1954, quando a un ragazzo era stata regalata una bicicletta. Il fortunato ragazzo non era però molto contento del regalo, i pneumatici della bici erano sottili e il manubrio scomodo. Un giorno il ragazzo dimenticò la bicicletta nella foresta mentre stava giocando con i suoi amici. La lasciò appoggiata a un giovane albero e tornò a casa. L'albero continuò a crescere e, qualche tempo dopo, la bicicletta divenne parte di esso. Gli alberi più grandi al mondo sono le sequoie. Uno di loro, una sequoia gigante, è il più grande di tutti e cresce nel Sequoia National Park in California. L'albero si chiama General Sherman e ha più di 2000 anni.
Il volume di questo albero è di 1500 metri cubi, che è circa la metà delle dimensioni di una piscina olimpica. Una casa con diverse camere da letto, bagni e un ampio soggiorno entrerebbe facilmente all'interno dell'albero. Nonostante la sua età, il generale Sherman è tutt'altro che l'albero più vecchio. Nel parco ci sono sequoie che hanno più di 3000 anni. Anche l'albero più alto del mondo cresce in California e appartiene alla famiglia delle sequoie. Si chiama Hyperion ed è alto circa 115 metri, un terzo dell'altezza della Torre Eiffel. L'albero più vecchio al mondo è un pino dal cono setoloso del Great Basin, ha quasi 5000 anni. In pratica è sulla terra dai tempi dell'antico Egitto e dell'antica Grecia, ma non molte persone hanno visto questo albero. Potrebbe essere uno dei motivi per cui è sopravvissuto fino ad oggi. L'albero cresce in condizioni difficili. È stato sferzato da forti venti freddi per migliaia di anni che hanno reso il suo legno più resistente. Inoltre, a causa delle cattive condizioni climatiche, l'albero è cresciuto molto lentamente, contribuendo quindi alla sua longevità. Grazie alla crescita lenta e al legno denso, ora il pino non ha paura di insetti, funghi, marciume o erosione. La mancanza di vegetazione intorno al pino lo protegge dagli incendi boschivi. La sua posizione esatta è tenuta segreta al pubblico in modo che nessuno possa danneggiarlo. A proposito, gli alberi sono apparsi sul nostro pianeta circa 385 milioni di anni fa. Alcuni crescono ancora in colonie in grado di clonarsi. Significa che al posto di un vecchio albero ne appare uno nuovo che ha una struttura genetica simile. Al giorno d'oggi ci sono alberi le cui linee familiari sono iniziate ai tempi dei dinosauri. Questi alberi sembrano strappati dal terreno, capovolti e piantati al contrario. I baobab sono tra gli alberi più belli della parte centrale dell'Africa meridionale. I loro rami crescono in modo così insolito perché sono troppo sottili per l'ampia circonferenza dell'albero. I tronchi di questi alberi assomigliano a spugne, si espandono e assorbono l'umidità durante la stagione delle piogge. Gli elefanti bevono grazie a questa umidità durante la siccità. Strappano parti dell'albero per placare la loro sete. Di notte i fiori sbocciano sui baobab, hanno un odore di latte acido e attirano i pipistrelli. Quest'albero ha l'aspetto di una bottiglia, caratteristica da cui prende il nome. Cresce in Namibia e attrae molti turisti. Ma non avvicinarti troppo perché è uno dei più pericolosi sulla terra. Il succo lattiginoso che scorre nel tronco è altamente tossico per il corpo umano. Il lato positivo è che gli alberi hanno belle foglie rosa bianche con un nucleo rosso. Un albero che cresce nell'Australia occidentale tempo addietro veniva usato come prigione. Una cella per i criminali è esistita nel Boab Prison Tree per molto tempo. Era solo una sistemazione temporanea, solitamente una notte. Dopo i prigionieri venivano portati alla loro destinazione finale. La prigione è stata costruita più di 1500 anni fa ed è stata conservata fino ad oggi. I turisti che visitano questo luogo possono anche dare una sbirciatina all'interno. Uno degli alberi più sorprendenti al mondo è chiamato Albero della Vita. Cresce nel deserto del Bahrain e si trova in cima a una collina sabbiosa da più di 400 anni, circondato da chilometri di sabbia. Qui fa molto caldo e non c'è umidità, ma nonostante questo l'albero ha foglie verdi e continua a crescere. Finora gli scienziati non hanno ancora capito come l'albero ottenga l'acqua e le sostanze nutritive. Nei dintorni esistono solo aree dedicate al deposito del petrolio. La gente del posto pensa che l'albero sia sacro. Dopotutto dimostra la magia della vita e il potere della natura. Alcuni scienziati sono sicuri che sia tutta una questione di radici. Vanno così in profondità che possono raggiungere fonti d'acqua sotterranee.